Prima giornata di raduno per lo sci-alpinismo nazionale qui allo Stelvio. Cosa vi aspettate dall'inizio della stagione? Beh, innanzitutto è iniziata bene, siamo qua con due bellissime giornate a fare questo raduno, la neve è abbondante, i ragazzi ci sono motivati, sicuramente le aspettative ci sono anche per l'inizio della stagione che sarà verso il 18 di gennaio con la prima gara di Coppa del Mondo in Andorra. Invece le gare nazionali inizieranno ai primi di dicembre con i campioni italiani vertical, individuale e staffetta a Madonna di Campiglio. Valutavamo pochi cambi nella formazione tipo, diciamo. Tutte conferme, ovviamente un gruppo che l'anno scorso ha fatto benissimo non può che essere riconfermato. Sicuramente i ragazzi sono questi, abbiamo riconfermato magari un paio di nomi che l'anno scorso abbiamo chiamato a fine stagione, però la squadra è questa, quindi si spera in bene. Le aspettative per la nazionale italiana di sci-alpinismo sono sempre altissime. Possiamo sperare di riconfermare gli ottimi risultati dell'anno scorso? Beh, se riusciamo a fare le stesse cose dell'anno scorso, magari sarà dura, perché l'anno scorso sicuramente è stata una stagione fantastica. Sì, quest'anno non ci sono i campionati mondiali, ma ci sono gli europei, sicuramente è una stagione impegnativa, ci sono più gare perché c'è una gara long distance di gran corsa in più, quindi la stagione è sicuramente molto impegnativa. Bene, allora un grosso in bocca al lupo a tutto il team e a tutta la squadra. Grazie mille. Grazie a voi, arrivederci.